Lace. Bentornati, Iovetti, su... Stavo per dire Pokémon e non so neanche io perché. Su Pikmin 4. Nello scorso episodio abbiamo trovato i Pikmin viola e mi sono spaventato davvero un sacco per una certa creatura. Oggi, invece, credo di potenziare ancora un po' Hoshin e torneremo nell'area 2, perché abbiamo due medicine e abbiamo due fogliolini da salvare che sono appunto là. Inoltre finirò l'area 2 al 100%, almeno spero. Allora, dato che so già che prenderemo il morso per la prossima volta che andremo in un'esplorazione notturna, preferisco prenderlo adesso, tanto perché così non me ne dimenticherò più. Aspetta, 5? Ah, ne abbiamo 5, ok. Poi vorrei superpotenza, perché così forse posso andare a prendere il cocomero. E mi sa che servirà per forza anche il nuoto, vero? Quindi sì, ecco qua. Nuoto livello 2, per quando torneremo a Riva Serena. Nuoto livello 3 per adesso non serve. Preferisco prendere un po' di motivazione extra, però lo prenderemo prima o poi. Oggi inoltre non andremo nel laboratorio. Abbiamo comunque un bel po' di materiali, però preferisco aspettare ancora un episodio o due. Adesso parla con me Colin e torniamo al paradiso in fiore. Prima o poi andremo anche nell'area 4, ma non oggi. Vai! E siamo arrivati al paradiso in fiore. Dobbiamo tecnicamente anche sconfiggere la mamuta? O almeno toccarla con un Pikmin? Altrimenti non conta per la Piclopedia, almeno credo. Comunque vorrei... No, no, voglio tutti i Pikmin blu che posso prendere. Perché devo appunto prendere quello, devo sconfiggere quella ranuca idropica gialla. Quindi carichiamo il colpo e let's go! Tutti addosso, distruggetela, perfetto. Ora sì che dovrei stare a posto. Quindi tutti i Pikmin al lavoro, andate anche qui, perfetto. Vediamo un po', abbiamo un bel po' di Pikmin... foglia, sono foglie, ok. Che giro fanno? Vanno per di là, perfetto. Le foglie sono vive? Le foglie non sono vive, perfetto. Quindi affrontiamo la mamuta e poi andiamo verso quella battaglia d'andori che abbiamo attivato non so quanto tempo fa. Ripeto, la mamuta è tecnicamente un essere gentile. Dovrebbe seppellire i nostri Pikmin per farli diventare automaticamente fiori. Il punto è che non so se hanno cambiato la cosa, quindi avevi un tesoro pure! Ok, quindi conviene appunto sconfiggerla e basta. Sì, è un peccato, però è così. Aggiungerei, la mamuta si evolve in una certa creatura molto, 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 molto spaventosa. Che spero che non ci sia in questo gioco, ma non importa. Allora, sono pronto per affrontare questa battaglia d'Andori. E stavolta davvero finirò tutto quanto in questo episodio, indipendentemente da quanto... ci vuole per finire questo episodio. Non è come ieri che ho diviso l'episodio in due un'altra volta. Per favore portatelo in fretta in base. Dai. E adesso possiamo andare. È questo giusto? Sì. Laboratorio Scintilla. Qui si svolge l'allenamento Dandori. Io adoro il Dandori, anche tu? Pronti? Via, Swatchin, mappa! Allora, direi di andare prima a prendere i Pikmin. Almeno questi Pikmin. Quindi prendiamo questi Pikmin. Ce ne sono anche altri qui. Forse conviene andare prima a sconfiggere le creature qua. E poi andiamo a prendere questi Pikmin per poi affrontare questo. Qua abbiamo un passaggio per Hoshin. Qua abbiamo due tesori. Qua abbiamo un nemico. Ok. 3, 2, 1. Let's go. Di qua. Giusto? Sì, perfetto. Andiamo. Fortunatamente abbiamo Hoshin, che ci consente di fare così. Attacchiamo immediatamente questa creatura, ok. Portiamo quante più cose possibili in base. Nel frattempo, Hoshin, aiutami a stappare. Ecco, qui avrebbe fatto comodo forse
Occhin che stappa le cose in fretta, ma non è così e quindi pazienza. Lavorati a questo, tu lavora a quello, Occhin, bravissimo. Mentre loro tornano indietro, dovrei tecnicamente andare per di qua. Ah, c'è una foglia, ok, no, aspetta. La foglia in realtà è problematica. In realtà non mi interessa così tanto avere il grado di platino. Ovviamente è meglio avere il grado di platino rispetto ad altre cose, ma pazienza. Già che ci sto, Occhin, vieni da me. Ok, un bel colpo caricato, dovrebbe bastare. Qua i Pikmin possono diventare fiori, quindi in fretta, ok. Portate quello in base, ok, perfetto. Scavate quello. Mentre loro scavano quello, qualche altro Pikmin scavi quello. Attenzione alle foglie, mi raccomando. Double kill. Ora si scende e stappiamo. Ok, per il momento sta andando abbastanza bene la situa. Quindi andiamo qui. Le foglie portatele in fretta in base. Ok, qualcuno li aiuti perché così fanno un po' prima. Non sto più pensando a niente. Il mio cervello è andato completamente in pappa. Prima faccio così. Prima distruggo questo. Poi attaccheremo quello quando avrò finito di raccimolare i Pikmin. Quindi tutti quanti a me, perfetto. Vediamo, dov'è il punto in cui Occhin può andare? Può andare qui Occhin, quindi non ancora. I Pikmin stanno tornando in base, qui abbiamo qualcosa. Ci conviene andare a distruggere questo muro nel frattempo? Direi proprio di sì. Abbiamo 5 minuti, che in effetti sembrano tanti, ma in realtà non sono tanti, per niente. Quindi corriamo. Magari posso fare una carica e sbattere qui, così mi sbrigo. Abbiamo pochi, mi sa, Pikmin rossi per affrontare quello. Mi sa che però abbiamo l'immunità, quindi... Ecco qua. Forse... Così dovrei riuscire a... Wow, li ho quasi distrutti con solamente Occhin. Sì, abbiamo preso l'antifuoco per Occhin, quindi va bene. Allora, qua, perfetto. Non so neanche io che cosa sto facendo. Qualcuno mi aiuti? Pikmin rossi, venite qui. Pikmin gialli, perché non state facendo niente? Diventate fiori? No, non diventano fiori, ok, nessun problema. 7 Pikmin qui, qualche altro Pikmin diventasse fiore, per l'amor del cielo. Ok, la cosa abbiamo, una trappola, però non possiamo farla perché abbiamo solo Pikmin gialli addosso. Vediamo un po', se portassero più in fretta questo sarebbe una cosa buona e giusta. Ok, perfetto. Mentre loro vanno qui, andiamo davvero ad affrontare il coleto. Dovrei avere abbastanza Pikmin, 23, bastano e avanzano perché li possiamo stunnare, quindi let's... Go! Dai! Perfetto! Ok, c'è anche un qualcos'altro qui. Occhin, scendiamo. Occhin, vai qua. Provate a portare quello, ma per andare a portare quello dovete in effetti aspettare giusto un attimo, perché ora Occhin può premere il pulsante, e con il pulsante premuto abbiamo un piccolo passaggio extra qua, una scorciatoia. Vai, ok. Qualche altro Pikmin qui. Abbiamo Pikmin dispersi? Stanno portando questo in base, perfetto. Non abbiamo nessun Pikmin disperso per il momento, però devo tornare indietro. Dov'è che devo andare? Qua. Abbiamo 3 minuti, spero di riuscire a farcela, per favore. Ce la devo fare. Ok, andato qua, per favore, che prima riesco a finire questa missione meglio è. Ripeto, ovviamente il mio obiettivo è 100, non è davvero arrivare a al rango di platino. Però, se ho il rango di platino è meglio, no? Quindi andiamo... Scendiamo in fretta, per favore, andate qui tutti quanti. Anche tu, Occhin, vai. Potrei andare a controllare un po' che cosa c'è qua. C'è un Eruptor. Là abbiamo dei tesori, là servono dei Pikmin. Abbiamo 3 nemici da sconfiggere laggiù. Probabilmente sono nemici che vedremo a breve. Dai, perché siete qui? Che state facendo? Che state facendo? Fermi. Dovete distruggere questo? Ok, vi piace di più così? Bene, allora, andate qua. Dai. Mi sa che manca ancora qualcuno però. Perché siete in base a non fare niente voi? Perché non abbiamo Occhin? Mi serve Occhin? Devo fare il giro lungo. Beh, abbiamo tecnicamente vinto. Però non mi piace il rango... Un rango così basso, ok? Quindi voi avete finito, perfetto. Allora, perché ho fatto il giro? Occhin, andiamo. Abbiamo poco tempo. Abbiamo 2 minuti e qualcosa. Forse riesco a prendere almeno il rango d'oro. Sarebbe l'ideale, guardate. Là non c'è niente, perfetto. Qua abbiamo detto un Eruptor igneo, quindi vai, distruggetelo. Ah, dannazione! Ok, tutti a me. Pikmin gialli all'attacco. Voi portate in base questo. C'è una trappola, vero, qua? Mi sa che... No! Dannazione, mi sa che c'è una trappola qua, quindi meglio distruggerla. Perché mi dici che abbiamo 3 nemici? Ah, perché sono laggiù, ok, perfetto. Allora, voi, adesso, prendete subito questo.
12 sono. Ok, qui quanti? 8 per caso? Così facciamo la combo. 7, ok. Andate. Bene. Qualcuno qui deve aiutarmi però. Magari a tirare quello. Abbiamo 1 minuto e 45. Ce la possiamo fare. Occi in tira. L'abbiamo... Ah, va bene, sono questi tre. Più ci sono altri Pikmin là dietro, quindi bene o male dovrei esserci riuscito. Se non ci sono tesori nascosti, ovviamente. Quella è una cosa che potrebbe trollarci. Quindi andiamo qui. So che sono nemici che richiederebbero tecnicamente Pikmin gialli, ma non è un problema, perché se non sono vicini non possono farci nulla. Ok, allora. Vai. Vai, 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 vai. Perfetto. Ancora. Medaglia d'argento. Possiamo dargli un pugno, già che ci sto? No, non posso. Ok, non importa. Vai, così apriamo la strada. Intanto stappiamo questi. Occhin, vieni da me. Occhin, vieni da me. Ok. Perfetto. Un minuto. Abbiamo un minuto. Ce la posso fare. Dai, stacca. 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 Tutti i Pikmin, adunata. Ce l'abbiamo praticamente fatta. Devo solamente portare queste cose in base. Poi abbiamo fatto. Occhin, dai una mano. Occhin, dai assolutamente una mano. Bravissimo. Ripeto, se non abbiamo tesori nascosti, dovrei esserci riuscito. Mi sa che non ci sono però tesori nascosti, perché sarebbe leggermente meschina come cosa, giusto? Esatto, quindi aiutatelo. Perfetto. Aiutate anche loro. Ok, 30 secondi. Dai, se questo vale davvero 10 punti, abbiamo fatto il rango massimo. E ci sta. Ok, l'ho già detto che quando parlo e ci sono cose a tempo, vado praticamente in coma e non so che cosa dico. Però ce l'ho fatta, fine. Laboratorio Scintilla, completato. Al, spero, 100%, perché è platino, quindi. Direi di sì. Comprito! Ah, vero, il record può ovviamente essere battuto se ci mettete meno tempo, ma per me va bene così. Il tuo Dandori è eccezionale. Non riuscirò mai a batterti. Ecco la ricompensa che ti avevo promesso. 30 materiali. Sembra che abbia perso i sensi. È l'occasione giusta per salvarlo. Parapapa, parapapa. Abbiamo dei Pikmin vicino a noi? Con tutte quelle foglie in testa, non riesco a capire chi sia. In ogni caso, dobbiamo salvarlo. Sarebbe davvero un guaio se tornasse là dentro. Per precauzione, tieni chiuso il coperchio della cava. Ok, perfetto. Quindi dammi... Vanno bene... Tutti i Pikmin che abbiamo, cioè non importa chi abbiamo, basta che lo portate in base. Area esplorata al 75%. La cosa non mi piace affatto, perché vuol dire che abbiamo ancora un bel po' di cose da esplorare. Allora, il nostro prossimo obiettivo sarebbe tornare qua e qui usare un fiore bomba. Ma vorrei ricordarvi che l'altra volta abbiamo visto che qui c'era una zona dove abbiamo scavato un fiore bomba. Non è un fiore bomba, è una bomba punto. Quindi voglio andarci manualmente. Magari è vero, sto perdendo un po' di tempo. Però, se c'è una bomba gratis lì ogni volta che andiamo qua, è meglio. Intanto abbiamo altro qua. No, sembra di no. Aspetta, aspetta. C'è un tesoro da qualche parte. Dov'è? Dov'è? Ah, giusto. Il fogliolino. Se solo potessi controllare le informazioni relative a questo fogliolino sulla sua scheda ID, forse stavolta... E invece no, PNF404, errore. Niente, purtroppo non funziona. Abbiamo delle medicine. Dov'è il tesoro adesso però? È qua sopra? Dov'è? E siamo sotto di lui, no? Perché lo vedo che... Allora, non me lo sto immaginando. È qui, è là sopra? Come arrivo là sopra? Aspetta, what? Non devo fare così, no. Gialli? Lo sapevo! Lo sapevo! Allora, portatelo in base nel frattempo, scavate, bravissimi. Cos'è? È una giara, è un anello, non lo so. Però, sto a posto. Siamo solamente a un... Che cos'è? Sesto di giornata? Ecco, questo. Era proprio qui che abbiamo trovato delle rocce bomba, non fiori bomba. Stavo pensando a Zelda. Vediamo se magari ne esce un altro. Sarebbe una cosa molto buona per noi. Così non devo comprarne altri. Perfetto. Adesso, mentre tornano in base, dobbiamo fare la prossima sfida Dandori, giusto? Loro stanno tornando in base, vero? Sì, eccoli, li vedo anche laggiù, perfetto. Adesso, direi di affrontare prima la sfida, quindi... Bombs, you want it? It's yours, my friend, as long as you give me enough Pikmin.
Una sola dovrebbe bastare. Dai, Explosion, bene. E adesso portiamo... No, lo facciamo dopo, lo facciamo dopo. Parlami. Questi fogliolini sono dappertutto, vero? Dandoli sempre e comunque, dandoli dappertutto, ancora e ancora. Wow, quanti naufraghi sono diventati fogliolini? Non importa, dobbiamo salvarli tutti. E andiamo allora. Nella struttura lanciapietre, Pikmin rossi e rocciosi. Let's go! Aumenta i Pikmin, non perderli. Sono queste le basi del Dandori. Conosci le basi? Fammi vedere. Oh mamma mia, vedo già dei problemi laggiù. Fermi, stop, 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 pausa. Allora, Pikmin rossi qui che stanno lottando, quindi andiamo subito a salvarli. Poi, Pikmin rocciosi qui che stanno lottando. Tanti Pikmin qui. Probabilmente mi conviene andare prima qui, prendere questi Pikmin, rompere questo, salvare questi, prendere tutti i Pikmin che posso e poi fare l'area nord. Sì, quindi andiamo per di qua al posto di andare sopra. E infatti, assolutamente sì! Ti ho stunnato, colpitelo per favore, dai! Senza farvi mangiare, ok, perfetto. Adesso, loro non possono fare niente qui, là abbiamo un nemico ma dobbiamo aspettare. Cosa sei tu? Non ti azzardare minimamente! Lo sapete già che cos'hai in realtà, vero? È un... com'è che si chiama? È un... Iridococco! Iridococco può dare fastidio. Soprattutto perché non si può colpire. Dai. Ok, ho sbagliato un sacco. Lo ammetto. Ho sbagliato un sacco con l'iridococco. Ma... oh, ma non è un problema. Abbiamo una bomba qui da usare e la sfrutterò tantissimo. Perfetto. Venite un attimo qua. E adesso... dai, caricati in fretta, Ocin. Aspetta e... ora! Tutti all'attacco. Bravissimi. Adesso Ocin stappiamo. Abbiamo volendo un, uno spruzzo. Non so se i miei spruzzi contano. E magari non li posso usare altri tipi di spruzzo. Però un attimo solo. Qua abbiamo un nemico che so già come affrontare. Fortunatamente, dai. Perfetto, tutti via. Tutti via. Ok, è già distrutto. Scendi, 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 scendi. Andate lì. Ok. E ora devo cominciare già a portare tutti quanti in base, perché sennò è un disastro. Quindi qui, qua devo caricare con Ocin, 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 Ocin e smack. Ovviamente tanta roba qui abbiamo, quindi vai, vai. Prima li porto in base meglio è, anche qui. Ocin, puoi dare una mano? Ocin, dai una mano, dai. Sennò ci mettiamo davvero troppo tempo. Portatelo in base, bravissimi. Siete un po' lenti, no, mi serve qualcun altro qua. Due, grazie, perfetto. Portate anche il pomodoro. Pomodoro, grazie. Allora, qua ci metteremo un po' a tornare, quindi devo stare attento. Stiamo tornando comunque in base. Là c'è un corpo che non posso ancora attivare. Abbiamo 5 minuti però. Il tempo di farlo ce l'abbiamo. E mi sono accorto dopo che c'era questo passaggio. Ora lo apriamo, scialla. Adesso, Pikmin rossi a me. Vediamo un po'. Portate quello in base. Bravissimi. Diventate già che ci state foglie se potete. Foglie? Diventate fiori se potete. Ok. Quindi abbiamo un bel po'. A questo punto me ne prendo giusto un paio. Ne abbiamo 8. Dovrebbero bastare per portare questo in base. Quindi bravi. Ok. E mentre loro lavorano qui, speriamo di aver portato abbastanza Pikmin rocciosi in base per rompere tutto quanto. Quindi Pikmin rocciosi, andate qua. Ok. Bravissimi. Continuate ancora un pochino, per favore, di grazia. Un altro po'. Ok, lancio. Ocin, fermi. Stanno arrivando. Ocin, Ocin, vieni qua. E super smash. Abbiamo altri due pomodorini. Quindi nel frattempo scendiamo. Lavorate a quello. Abbiamo qualcosa qua sotto? Spero di no. Sì, ok, Pikmin rocciosi, perfetto. Poteva andare meglio. Cioè, non poteva andare meglio. Devo caricare, devo colpire. Lavorate, bravi. Nel frattempo qui andiamo. Dai che abbiamo poco tempo. Abbiamo solo 4 minuti. Non so se riuscirò a farcela. Però vai a prendere il platino un'altra volta, intendo, mi raccomando. Lavorate, bravissimi. Ora venite qua, tutti qui. Credo inoltre che i Pikmin roccioli siano, credo, immuni al fuoco. Non vorrei dire cose stupide però, quindi preferisco non dire altro. Perfetto. Ne ho sconfitti un bel po'. Questo è un Eruptor. È un finto. Dai, mirami quello. Mirami quello giusto. Ok. Nessuno è morto. Andate qua.
Bravi, gli altri rocciosi all'attacco qui. Non conviene in effetti rompere questo ora che abbiamo salvato tutti quanti, però lo faccio lo stesso. Ok, voi lavorate a questo. Ocin porta questo in base, bravissimo. Ocin porta questo in base, ok. Qua hanno finito di scavare, quindi tutti quanti vadano qui. Mi sto perdendo in chiacchiere, lo so. Ho perso anche un bel po' di Pikmin, non so dove sto, non so dove sono. Allora, qua abbiamo ancora qualcosa, qua abbiamo ancora qualcosa. Quindi conviene prendere i Pikmin rocciosi che stanno qua e Ocin e andare laggiù, quindi andiamo Ocin. Allora, lavorate immediatamente a questo. E mentre loro lavorano a quello, io direi di andare a prendere questi, che sono 33. Sono davvero, davvero tanti. Me ne servirebbero altri due di Pikmin. Magari quelli rossi. Ok, perfetto. Pikmin rossi, andate qui, bravi. Ok, in 2-3 giri dovrebbero riuscire a farcela. Ocin, vai qui, aiutali. Non serve che tu li aiuti, perfetto, ancora meglio. Dai, abbiamo pochi Pikmin qui per lavorare a quello, però attenzione, aspetta. Fatto tutto quanto quello che dovevo fare qui, devo solo andare a prendere questi. Quindi, Ocin, andiamo. Ocin? Ah no, aspetta, 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 fermi, fermi. Annulla, cambia. Sì, ce l'ho fatta, sì, ma ho sbagliato pulsanti. Dai, mi servono i Pikmin, hanno finito di prendere quello? No, ancora no. Ho sbagliato allora. Ok, corriamo allora. Corriamo, si corre, gente. Andiamo a prendere altri Pikmin rossi, che erano laggiù, esatto, per poi distruggere quello. Una volta che avrò fatto quello avrò praticamente finito. Quindi, stacchiamo. Ok, stacca. Stacca, 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 stacca. Tutti qua. Lo so, lo so. Vieni qua, adesso. Cambia. Cambia Pikmin. Cambia tipo di Pikmin. Ah, come si cambia? Così, sbagliato. Ok. Deposita i Pikmin rocciosi. Andiamo in carica a questo. Ok. E adesso un'altra carica per colpire tutti e due insieme. Oppure posso fare direttamente così e distruggerlo. Ok. E la prossima carica la faccio direttamente così. Perfetto. Siamo fortunatamente immuni al fuoco. Abbiamo perso dei Pikmin. Abbiamo perso dei Pikmin. Abbiamo perso un Pikmin. Ok, perfetto. Poteva andare molto peggio. Andate, andate. Venite qui. Andate anche voi. No, ho detto andate anche voi. Intendo qua. Bravi. Ok, oggi importa quello in base. Cosa manca? Manca un nemico da sconfiggere ed è laggiù. Abbiamo poco tempo. Allora, portate quello. Bravissimi. Cosa abbiamo qui? Abbiamo solo questo. Pikmin rocciosi, perfetto. Allora andiamo. Stacca. 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 I Pikmin che non stanno facendo niente. Venissero qua, grazie. Allora, lancio tutti i Pikmin che possono lavorare a questo. Tutti indietro. Tutti indietro. Attenzione che adesso diventa di fuoco, quindi possono attaccarlo solo i Pikmin rossi. Fatto. Adesso che abbiamo fatto questo, qui, tutti. Qui, tutti. Dai che abbiamo poco tempo. Ancora, ancora. Perfetto. Dovrei esserci riuscito. Spero. Velocizziamo un po' il tutto. Sì, ok, dovrei esserci davvero riuscito. Un peccato per aver perso un Pikmin. Mi sa che è un malus perdere Pikmin, che vi dà magari meno punti. È possibile, ma è anche possibile il contrario. Ce l'ho fatta? Dimmi che ce l'ho fatta, per favore. E fine. Ok, doppio platino oggi. Doppio platino. Non ci ho capito niente ancora. Però almeno abbiamo preso un bel po' di materiali, perché vi ricordo, sconfiggere questi fogliolini vi dà materiali. Completato! E questo era un Dandori livello 2, mi raccomando, quindi livello 3 sarà anche peggio. Il tuo Dandori è incredibile, hai battuto il record. Prendi questi 30 materiali. Che tecniche Dandori sbalorditive. Adesso portiamolo fuori di qui. No. Con tutte quelle foglie in testa, non riesco a capire chi sia. In ogni caso, dobbiamo salvarlo. Quindi chiudi la cava, lo sappiamo già. Adesso. Sì, mi sa che daremo i cadaveri dei nemici che abbiamo sconfitto nei giorni scorsi ai Pikmin gialli. Perché, dai. Cioè, abbiamo meno Pikmin gialli rispetto a tutti gli altri tipi di Pikmin, quindi a questo punto. Però. Stop. Dice che abbiamo finito. Sappiamo che non è affatto vero, giusto? I Pikmin andranno in questa direzione. Conviene, mi sa, mettere una base qua sotto. Dovrei riuscire a sbrigarmi un po', quindi andate qua. Ok. Ce la faccio a saltare? No, Ocin, ce la potevi fare a saltare, ma a quanto pare no. Ok, perfetto. Si può fare. Ho citato un po' il sistema? Forse sì, forse no. Base, spostati qui. Ora,
Mi serve che portino in fretta in base il fogliolino, così posso individuare i prossimi tesori nascosti, perché sicuramente c'è un altro tesoro nascosto, come minimo. Eccoti qua. Sto controllando le informazioni relative a questo fogliolino sulla sua scheda ID. Lo faccio perché ho l'abitudine di farlo, anche se so che non funziona. Esatto, PNF404, errore. Niente, nessun accesso, proprio come per le altre. Allora, concentriamo tutte le nostre energie per curare questi tipi e continuiamo a esplorare. Bene, abbiamo ancora dei tesori da prendere, notate bene questo. Quindi, dove sono i tesori? Non lo posso sapere, devo esplorare tutta quanta la zona, mi sa. Quindi, controlliamo la zona. Sta aumentando, sta aumentando, sta diminuendo. È qua? È qua, è qua, dov'è? Dov'è? È qua sotto. Qua. Da qualche parte qua sotto è. Eccolo. Ok, perfetto. Era questo l'indice. Quindi mentre loro portano questo in base, direi, se non trovo altri tesori nascosti, intanto questo è un altro strumento musicale che serve al tizio che fa musica, insomma, quindi bene, questa aumenta. La questa avanza. Eh? Cosa ho detto? Non lo so. Qua abbiamo altri cadaveri. A questo punto li porto in base. Se si attiva un'altra volta il sensore, bene. Altrimenti, direi di cominciare a scavare un po' per dei materiali che a quanto pare respawnano ogni tanto. Quindi, faccio un altro giro della mappa. Appena portano l'armonica in base, riprendo a registrare. Eccoli qua, materiali. Ok? Esplora l'area 2 al 100%. Abbiamo finito il paradiso in fiore. Bene. Quindi vuol dire che la giornata può anche concludersi qui, volendo. Ma, esatto, ma se riesco a trovare altri punti in cui è possibile scavare per prendere materiali, vorrei continuare a fare quello. Perché non conviene quasi mai terminare una giornata così presto. Converrebbe in effetti andare a controllare una cosa che non so se funziona o no, ossia tornare nelle cave da qualcosa ci permette di prendere altri Pikmin ghiacciati, per esempio. Perché se sì, converrebbe tecnicamente riesplorare le aree già esplorate, però è una cosa leggermente lunga. E se devo essere sincero, preferirei non farlo, perché se il gioco mi dà tot Pikmin, vorrei andare avanti con quei Pikmin. Però, ripeto, se trovo altri materiali, ovviamente li voglio prendere, quindi andate. E soprattutto adesso che non abbiamo più problemi di nemici in quest'area. Aspetta! C'è qualcosa qua? Lo sapevo che c'era qualche troll qua! Ok, è un iridococco, quindi niente di che, ma... Vai. Ok, che non si può congelare, vi ricordo, eh. Si può colpire, è possibile colpirlo 3 volte e poi sparirà. E nei vecchi giochi di Pikmin, se non sbaglio, confondeva i Pikmin. Quindi non... Cioè, dovevate stare attenti perché altrimenti i Pikmin vi trollavano. E inseguivano l'insetto al posto di andare da voi. Là devo andare, perfetto. Per andare là devo fare un bel giretto per di... qua, credo. Non c'era un passaggio secondario aperto qua? No. Però se posso andare là sopra, posso andare a prendere altri materiali. Quindi, in realtà, la cosa va più che bene. Già che ci state, tornate qui. Qui. Wow, abbiamo davvero così tanta roba da fare. Ah, mi avete detto di mettere... o il richiamo o l'allarme antipigrizia al pulsante L3, perché a quanto pare funziona il pulsante L3 per attivare un comando rapido. In effetti, aspetta, aspetta. Scelta rapida, mi serve L3, grazie. Com'è che si chiama? Allarme antipigrizia. Ok, dovrei riuscire a combinare qualcosa di più carino, almeno si spera. Venite da me. Bravissimi. Bravissimi, disse Tonks. Ok, scavate questo. Siamo a metà giornata. Mi sa che abbiamo davvero fatto tutto quello che potevo fare. L'unica cosa che mi manca sarebbe tramutare qualche Pikmin in Pikmin fiore. Letteralmente sono le uniche cose che ci mancano da fare. Venite qui, grazie. E andiamo a fare... Va bene, andate a lavorare anche a questo, dai. Cioè, non è un problema, ma... è comunque un po' scocciante. Devo andare a fare un bel giro, poi vado a prendere i materiali e poi abbiamo davvero fatto. Giusto? Sì. Ah, addirittura? Era una roccia bomba questa. Non erano materiali. A saperlo prima, l'avrei presa davvero tanto tempo fa. Ok, quindi adesso sappiamo una cosa estremamente importante. Intanto mi serve il richiamo nostalgico, così posso andare a prendere tutti quanti i Pikmin. Vuol dire che abbiamo 2 zone in questa mappa dove è possibile prendere delle rocce bomba gratis, senza sprecare materiali. Il che è una cosa eccessivamente buona. L'avessi saputo prima,
Come ultima cosa, penso di aumentare giusto di poco il numero dei Pikmin gialli che abbiamo. E poi ci vediamo direttamente a fine giornata perché non abbiamo altro da fare qui. Fine giornata! Shepard, capitana, siamo tornati. Abbiamo trovato due fogliolini, li abbiamo anche tecnicamente curati, quindi abbiamo un bel po' di motivazione extra. Giusto? 4, perché curare più salvare sono... Esatto! Ora abbiamo 5 di motivazione e ho mal di gola, la gioia. Tanto Luminum, che bello, divisibile per 5 senza resto. Esplorazione completata. Paradiso in fiore, terminato. E non conta il Pikmin che ho perso durante la sfida ad Andori. E così è questo il nettare ultra piccante. Anche dal colore si capisce che è piccante. D'altronde è l'ingrediente principale dello spray ultra piccante. Vuoi provarlo? Perché no? Del resto, è solo un normale controllo di qualità. Non vorrei mai dare ai soccorritori qualcosa di avariato. Assaggiamo un po'. Brucia! Allora è davvero piccante. Per fortuna non l'ho assaggiato io. Guarda come sei veloce ora. Potresti fare lo stesso lavoro in metà del tempo. Forse. Ma credo che ingerire questo nettare possa comportare dei rischi significativi. Non per i Pikmin. Almeno non credo ci sia un malus per i Pikmin. Magari per noi, che... noi pseudo esseri umani, insomma. Potrebbe essere dannoso, magari per lo stomaco, però pazienza. Parapapapapapapapa. Salta! E adesso curiamo non uno, ma ben due fogliolini insieme. Chi abbiamo qui? Sembrano del gruppo di ricerca, no? Esatto, Chet di Mihama, alla guida di un gruppo di ricercatori che affrontano svariati temi. Sembra che non lavori, ma mantiene vivo lo spirito di gruppo. E poi Patch, occupato a districarsi nel gioco della vita affidandosi al destino. È giunto su questo pianeta portando con sé grandi aspettative, del pianeta Fluki. Il nostro operato non si conclude qui, lo sappiamo già, Shepard. Però, fermi tutti, mi sa che siamo comunque andati avanti con qualche quest, anche se non so di preciso con quali quest. Sì, ok, intanto... Bernard, la cura dei fogliolini sta facendo progressi grazie a te, è il momento di ricompensarti. Bene così, 30 materiali, prossimo obiettivo? 9 fogliolini. In effetti dobbiamo ancora vedere dove sono i fogliolini della Riva Serena, quindi ha senso. Dingo, indovina un po', ho finito un'altra area al 100%. Capisco, beh ancora non hai finito, lo so, dammi il tempo. Riva Serena sarà il nostro prossimo obiettivo per il 100%, però tu, per i Pikmin, giusto? Per aver fatto sbocciare tot Pikmin in fiore. Quindi ho fatto bene tecnicamente a farlo, perché 30 materiali extra. Mi sa che questa è una quest che si ripete all'infinito, però. Sì, perché dà sempre 300 Pikmin da far diventare fiori. Quindi ci sta, credo almeno. Tu, tizio musicista, quindi dammi altri materiali. Altri 20 materiali. C'è qualche altro tesoro musicale? Credo che ci manchino pochi strumenti musicali. Forse sono nell'area 3, ma anche nell'area 4 potrebbero essere. Tu! Dunque, mi hai salvato tu? Beh, vuol dire che sono sopravvissuto, quindi la sfida contro questo pianeta l'ho vinta io. Ok, tu sei Patch, ti conosciamo dalla tua scheda ID. Che missione mi dai però, dai. Nelle lotte lunghe è difficile mantenere la concentrazione, quindi... vinci se sconfiggi più di 100 creature autoctone di questo pianeta. Mi sa che ne abbiamo già sconfitte più di 100, no? Esatto, quindi lui è un sconfiggi tot nemici. 300 ne ho sconfitti addirittura, eh? Non è molto, ma prendi pure. Le prossime sono 1000. Mi sa che questo sarà l'ultimo traguardo per questa quest.
qua non abbiamo per niente finito. Dovrei tecnicamente parlare con loro. Solamente perché le abbiamo salvate. Però non ci danno niente finché non troviamo la terza studentessa. Quindi eccoti qua. Sbaglio, c'era una terza area adesso, sì. E tu mi dai una quest a quanto vedo. Volevo solo scusarmi. Non posso fare molto per te. Beh, sì, nelle circostanze attuali. Io sono a capo del gruppo di ricerca, quindi lui è il capo di tutti quelli vestiti di verde, credo. Mi spiego meglio, di fatto sono il capo, ma i ricercatori sono le vere stelle di questa operazione. Ok, però qual è la tua quest? Perché sarà importante, sì, dimmi tutto. Devo trovare tutti quanti i membri del gruppo di ricerca, ok? Quanti sono? Sono 9? Sono 9? Oh, mamma mia, l'area 4 sarà immensa, vero? Tu non hai una quest, vero? Sembra di no, perfetto. Allora, potrei già staccare, ma forse conviene che io mi prepari giusto un po' di più. No, lo farò domani. Quindi, see you next time, baby. Guardate i nostri materiali. Per poco, per poco.